Ciao a tutti ragazzi, sono Lorix, io sono qua per questo mio primo vlog o fuck you time, chiamatelo come volete. Comunque, per scegliere che video fare per i 5.000 sono stato un po' in difficoltà perché c'erano tantissime domande che chiedevano il vlog e tantissime altrettante che chiedevano il FAQ, però ho notato che alcune persone pensavano che se non facevo il vlog, il FAQ lo facevo magari con un gameplay di sottofondo e non vedevate la mia faccia. Adesso mi scuso se non guardo spesso l'obiettivo, ma mi sembra strano e poi devo guardare le domande del FAQ di lì che non riuscirò mai a vederle. Comunque, spero anche che vada tutto bene con l'illuminazione perché ho dovuto fare un casino qui, cioè tipo voi vi dovete immaginare il soffitto con un aereo appeso e sopra una abat-jour staccata con la lampadina sopra. Ecco, avete capito tutto, scommetto. Comunque, partiamo con le domande. La prima ce la fa Albi Gamer e mi chiede: quali passioni ti fanno andare avanti su YouTube? Il tuo momento più bello e emozionante è sul tubo. Grande Lori e ACP fan. Grazie a Albi. E allora, vaffanculo. Le passioni che mi fanno andare avanti su YouTube. Praticamente tutte le volte che carico un video vedo i commenti, vedo i mi piace seguire il mio progetto, il mio video, ecco, mi piace vedere come va avanti, mi piace sapere che vi piacciono i miei video e quindi questo mi fa andare avanti. Poi adesso il mio momento più emozionante sul tubo, diciamo che è stato quando ho raggiunto i 100 iscritti in pochissimo tempo. Diciamo che non c'è stato un momento vero e proprio più bello, però ci sono stati tanti momenti in cui sono spiccato e diciamo che quelli lì mi hanno fatto, sono stati i momenti migliori per me sul tubo. Comunque, prossima domanda che ce la fa Dark Cod, che aveva scelto il vlog e invece ha cambiato idea, ha voluto fare il FAQ e mi chiede: quanti anni hai e come è stato fare il tuo primo video? Bella, bella anche a te. E allora, io ho 15 anni, ne compierò 16 il 17 d'agosto. E come è stato fare il tuo primo video? Allora, diciamo che il mio primo video è stato fatto poco più di un anno fa, come sapete. E al momento non ero in difficoltà sul scegliere come iniziare, come finire il video e soprattutto non sapevo se sarei riuscito a reggere 10 minuti di commentary, perché come sapete su Black Ops 2 i gameplay che si potevano vedere erano 100 più e nucleare, e diciamo che la maggior parte dei video che caricavo erano 100 più inizialmente perché trovavo un po' più difficile fare il nucleare. E quindi i 100 più ve li facevo vedere interamente, ovviamente. E quindi erano 10 minuti di video tutte le volte da commentare, quindi era un po' problematico. Quindi non sapevo se sarei riuscito a reggere 10 minuti di commentary. Poi vi ripeto, non sapevo se sarei riuscito a. No, scusatemi, non sapevo come iniziare il video perché adesso inizio con ciao a tutti, una cosa semplice, però non mi veniva in mente perché poi te la porti dietro per un sacco di tempo, appunto. E non sapevo neanche come finirlo. Comunque, prossima domanda. FAQ con la tua faccia. Ecco, qua ci ricolleghiamo al fatto di magari persone che pensavano al FAQ con un gameplay sotto. Comunque, quante cam hai tirato? Bella Lori, bella anche a te. Quante cam ho tirato, ragazzi? Io non sono uno di quelli che si mette a contarle, quindi non lo so, però so per certo che ne ho tirate più di 100, questo poco mi assicuro, però non ne ho idea, mi dispiace. Comunque, prossima domanda. Allora, ce la chiede Davide Giallonardo e mi chiede: quando hai cominciato a giocare a COD? Mi lasci un posto su PSN, grazie in anticipo. Hai fatto male a ringraziarmi perché un posto su PSN, purtroppo ragazzi, ho risposto a molte persone, ma adesso non vi rispondo quasi più, anche quando, soprattutto quando mi chiedete queste domande, ovvero di lasciare un posto su PSN perché non avrebbe senso, ragazzi, perché io ho provato ad aggiungervi e però poi alla fine non si fa neanche una partita insieme perché alla fine gioco sempre con i miei amici e poi perché siete tantissimi che me lo chiederete in 8-9 al giorno e i posti limiti sono 100 e già ho dei problemi per la connessione quando sono 100, quindi figuriamoci se ce ne fossero di più. Comunque, quando ho cominciato a giocare a COD, ho iniziato praticamente quando c'era MV2, non ce l'avevo io COD, non c'avevo neanche la console, a dire la verità, e però andavo tipo una settimana sì, una settimana no, il weekend a dormire da un mio amico e stavo 2 giorni là e lui c'aveva l'Xbox e facevamo delle private su MV2. Lui era molto più forte di me e praticamente mi ha insegnato lui a giocare a COD. Fino adesso che praticamente l'ho superato comunque perché lui si è spostato un po' più su FIFA e non gioca più molto a COD. Comunque,
ho iniziato ai tempi di MU2 e basta. Comunque, prossima domanda ce la fa Davi Gaming Channel e mi chiede qual è il youtuber o il clan che segui di più. Bella anche a te. Praticamente io seguo molti più youtuber americani che italiani, perché seguo soprattutto youtuber che fanno COD competitivo. Comunque il clan che seguo di più sicuramente è il GTF, perché essendo mio non mi perdo un video, cioè essendoci dentro non mi perdo un video. E invece lo youtuber dipende da quanti video caricano al giorno. Comunque di solito quelli che seguo di più sono Nateshot, Scampi e Clayster, perché mi piace molto vederli scrimmare e mi insegnano anche a aumentare la mia abilità competitiva. Comunque, prossima domanda: quali sport segui e che squadra tifi? Allora, io non seguo un particolare numero di sport, però magari qualche volta capita di vedere una partita di calcio, e non sono un fan accanito, però seguo il Napoli perché lo seguono in famiglia e quindi non vedo perché non seguirlo. Prossima domanda. Allora, ti piace giocare anche a FIFA, comunque ad altri giochi? Che scuola fai? Allora, ce l'ha chiesta Gigi Pasticcio, intanto è un bel nome. Comunque, giocare a FIFA non ce l'ho come gioco, quindi non te lo so dire, però a volte seguo anche dei video di FIFA e sembra un gioco carino. Comunque, appunto, non avendocelo non posso dirti se mi piacerebbe giocarci. Comunque, ad altri giochi principalmente gioco solamente a Call of Duty in questo periodo, però molto tempo fa giocavo a giochi single player tipo Resident Evil, e ci giocavo appunto con questo mio amico quando andavo a casa sua anche un'altra volta, e l'avremmo finito un miliardo di volte in tutte le difficoltà, e quindi mi piaceva Resident Evil. Però adesso gli ultimi due sono stati un flop totale, quindi mi hanno dato una motivazione in più per rimanere su COD, ecco. Prossima domanda ce la fa Giorgio Valenti e mi chiede: come hai fatto a diventare così forte su COD? Se puoi darci qualche consiglio. E niente, allora, come ho fatto a diventare così forte su COD? Diciamo che per diventare forti in gioco bisogna avere una certa continuità nel giocarci, purtroppo, perché ovviamente se anche soprattutto nei giochi FPS bisogna sempre rimanere allenati con mira e tutto quanto. E poi non c'è un qualcosa di particolare che posso consigliarvi per migliorare a COD. Ecco, diciamo che dovete cercare di cambiare un po' mentalità e cercare sempre di capire dove sono i nemici. Io sono un giocatore che mi butto spesso nella mischia, ecco, forse per questo magari molte persone fanno più cam di me o quant'altro, però a me non piace giocare troppo sulla difensiva per far cam. Però purtroppo, se voi volete per forza tirare una cam, ragazzi, se è questo lo scopo della domanda, ecco, basta che giocate sulla difensiva e passate sui lati della mappa, mai al centro, e vedrete che prima o poi una cam vi esce se non c'è qualche nemico particolarmente forte contro. Comunque, io di solito sono un giocatore che punta a trovare più nemici possibili in meno tempo possibile. Infatti le mie cam sono quasi sempre veloci o comunque mai lente, ecco, appunto, a parte la prima, perché la prima l'ho giocata sulla difensiva per tirarla il primo giorno, ecco. Prossima domanda. La prossima domanda ce la fa I'm Simons, che è un bastardo perché è un amico con cui gioco spesso, e mi chiede: mi consiglieresti il tuo taglio puledro giamaicano? Ti odio. Prossima domanda. Ce la fa Sim400, nome impronunciabile, e mi chiede se possiedo le cuffie per giocare. Allora, io qua mi sono preparato tutte le cuffie che ho utilizzato. Diciamo che inizialmente non giocavo con le cuffie, giocavo con l'Untheater e non avevo assolutamente problemi. Però facevo un po' di casino in casa perché Call of Duty c'ha un audio devastante, quindi davo fastidio. Allora mi sono fatto regalare delle cuffie, che sono queste, ma come vedete non hanno fatto una bella fine, e non chiedetemi il nome perché non lo so, magari qua c'è scritto qualcosa, no. E appunto me le sono fatte regalare, però essendo a filo, col filo scusatemi, non wireless, le ho distrutte perché non sono capace di stare con delle cuffie con il filo. Quindi quando mi si sono rotte ho utilizzato queste, e sono delle Sony normalissime wireless che sono ancora vive, e adesso le usa mio fratello, perché come sapete, chi mi segue sulla pagina Facebook, da poco ho preso le Astro A50, e anche chi mi segue sul canale l'ho detto
anche su un video mi pare, adesso utilizzo queste, mi ci trovo molto bene, sono cuffie sicuramente buone e niente, utilizzo queste. Prossima domanda. Allora, Mortacci tua PSN mi chiede: qual è il giocatore di competitive più forte nel mondo secondo te? Grande per i 5K. Grazie. E secondo me il giocatore più forte di competitive è una bella domanda, ecco, perché è difficile vederlo, perché secondo me non conta tanto l'abilità del singolo giocatore, anzi non solamente secondo me ma secondo tutti, ma conta di più il teamwork che si ha con la squadra, appunto, e se si riesce a creare un teamwork veramente molto forte, alla fine quello che conta è la squadra, ragazzi, in ambito competitivo e non il giocatore più forte. E comunque non te lo so proprio dire, ecco. Su Black Ops 2 ti potevo dire... No, non te lo so dire adesso. Mi dispiace, comunque, appunto, ti ho spiegato perché non te lo so dire, perché secondo me conta di più la squadra che il giocatore singolo. Comunque, mi dispiace, non ti posso rispondere a questa domanda. Prossima domanda ce la fa Nico Sammy, che mi chiede: perché sei entrato nei GTF? Come ti trovi nel gruppo? Bella ragazza in grande, ciao. Ciao anche a te, grazie. Perché sono entrato nei GTF? Perché è una storia un po' strana da raccontare. Allora, c'è Zoyak che è un certo periodo... in un periodo mi ha scritto un messaggio, io ho intuito da quel messaggio che forse voleva farmi entrare nel clan, così l'ho scritto e lui mi ha risposto che era un di sì, che era un po' incerto però perché ci trovavamo su console diverse e in quel periodo diciamo che gli Amp Clan stavano sfondando, era proprio il periodo in cui anche molti italiani li seguivano e quindi c'era questa mentalità di creare un clan italiano che potesse portare gameplay di alto livello come facevano quelli americani. Diciamo che l'idea principale è stata questa, io sono stato l'inizio di questa idea nei GTF Clan e quindi sono entrato. Dopodiché sono diventato il reclutatore di PlayStation 3, ho fatto entrare come Drake che era fortissimo e niente, continuando così si è formato quello che si è formato adesso e mi trovo benissimo nel gruppo perché siamo tutti amici, anche quelli appena entrati. È facile trovarsi bene in questo gruppo perché appunto non basta non litigare, ecco. Poi ci sono tantissimi gruppi WhatsApp, c'è un gruppo WhatsApp, un gruppo Facebook, quindi siamo sempre in contatto, quando bisogna chiedere consigli o quant'altro basta chiedere e ci rispondiamo, ecco. Quindi io purtroppo essendo su PlayStation 3 non posso comunicare più di tanto con i membri di Xbox, però ci sono sempre questi gruppi e quindi il legame di amicizia si stringe sempre, ecco. Allora, prossima domanda ce la fa Prayer Brancaglia, scusatemi, non riuscivo a leggere il nome, e mi chiede: qual è stato il tuo primo COD? Il mio primo COD appunto è stato MW2, però ho giocato solamente in privata, mentre ho giocato online il primo che ho preso è stato Black Ops 1 e giocavo solamente in CED veterano praticamente, e quindi diciamo il primo COD dove ho imparato un po' a giocare è stato MW3 e dove ho anche conosciuto tutti i miei amici. Comunque, prossima domanda me la fa Quadrado RM, che mi chiede: qual è stato il tuo COD preferito e a quale età hai iniziato a giocare a COD? Allora, il mio COD preferito è stato MW2 perché è stato il primo cui ci ho giocato e penso che dipenda più o meno da questo la preferenza del COD, da quello che giocate prima. Secondo me è quello che vi rimane più impresso e più bello perché alla fine è un gioco nuovo quando l'ho iniziato a giocare per la prima volta. E a quale età ho iniziato a giocare a COD? Ai tempi di MW2, quindi adesso non so dirti precisamente quando, però aspetta, fammi fare un attimo un conto. Black Ops 2 l'anno scorso, quindi un anno, poi c'era MW3, Black Ops 1 e MW2, 4 anni fa se non erro, comunque più o meno 4 anni fa. La prossima domanda ce la fa Raffaele Valletta, che è sempre un mio amico e mi fa: chi sono le persone che ti sono state più vicine da quando hai iniziato a fare video su YouTube? Bella Roy, bene anche a te Raffa. Le persone che mi sono state più vicine sono state appunto Raffa, Giovanni, Zodiac, Peppe, all'inizio anche Virus, adesso si è un po' disperso perché non gioca più di tanto. E già The Killer, quando dico grande già è lui perché li conosco, insomma tutti i miei amici PSN ovviamente, con cui parlo sempre, comunico sempre, ci divertiamo insieme e quindi ovviamente mi sostengono sul tubo. Poi mi pare che all'inizio anche ND4D, Ned, insomma voi non lo conoscete, comunque sto rispondendo direttamente a Raffa, però anche con lui ho perso i contatti.
quindi quelli che ho pronunciato prima, ecco. Prossima domanda ce la fa Samit Jajavardena e mi chiede: quanto uso di sensibilità? Uso la 7 su tutti i COD. La prossima domanda ce la fa Savuz Killers, che mi chiede: di dove sei? Io sono italiano e sono nato a Bergamo, però mi trovo in Toscana adesso. Non vi dico più di preciso perché non voglio essere stalkerato. Comunque, la prossima domanda ce la fa Stefano Pollo, che bel nome anche te, che mi chiede: come ti è venuta la passione per i videogiochi e chi ti ha spinto a diventare youtuber? E grande Lori, grazie. E la passione per i videogiochi mi è venuta appunto mi è venuta quando ero un po' più piccolo. E la prima console che ho ricevuto è stato il Game Boy. Cioè non il Nintendo, per chi non lo conoscesse, il Game Boy, quello ancora un po' più vecchio. E niente, ho giocato lì, ho iniziato lì a giocare ai videogiochi standoci molto tempo. E poi niente, la passione per Call of Duty mi è venuta grazie a questo mio amico a cui vedevo una volta ogni due settimane, essendo lontani appunto. E chi mi ha spinto a diventare youtuber? I miei amici PSN, perché hanno detto: guarda che sei forte, secondo me puoi farcela su YouTube. E io ho detto: va, proviamoci. Ho preso la scheda acquisizione e ho iniziato a far video. La prossima domanda ce la fa Zodiac e mi chiede se mi farò mai un tatuaggio. No, perché lo reputo totalmente inutile. Insomma, magari sul momento ti può venire l'idea di fartelo, ti può piacere, però poi è una cosa che se con l'allungarsi degli anni non ti piace tu più, non te lo puoi più togliere, quindi preferisco non farmelo, quindi non me lo farò mai. La prossima domanda ce la fa XX Gianni XX, che mi chiede se sono fidanzato. No. Prossima domanda. La prossima domanda me la fa Thunders HD, è bella lunga quindi spero di non fraintenderla. Allora, quanti pollici ha il tuo televisore in salotto? Di che marca è? Ah no, sono tutti ringraziamenti eccetera eccetera. Ti ringrazio per tutti questi complimenti. Ha 40 pollici la mia TV in salotto e basta. E è della Samsung, giusto? Mi stavo per dimenticare di risponderti a quella domanda. Prossima domanda. La prossima domanda ce la fa... ce la fanno tante persone, per questo non riesco a leggere il nome perché l'ho dovuta un po' dividere, perché questa domanda qua me l'avete chiesta in tantissimi e mi chiedete: quando hai aperto il canale, che traguardo ti eri imposto, a quanti iscritti puntavi e qual è stata la motivazione per venire su YouTube? Allora, quando ho aperto il canale puntavo a una soglia molto bassa, ovvero quella dei 1000 iscritti. E successivamente mi piacerebbe molto raggiungere i 10.000 iscritti, perché la vedo come numerone grande. Comunque anche 5.000 sono tantissimi, giusto, non vi ho ancora ringraziato per il raggiungimento dei 5.000. E qual è stata la tua motivazione per venire su YouTube? Vi ho già detto prima che sono stati questi miei amici a dirmi di provarci e hanno fatto bene a quanto pare, perché stiamo andando abbastanza bene. Comunque le domande sono finite, io spero che come primo vlog sono andato bene. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate appunto, ditemi se sono andato bene, iscrivetevi se non lo siete ancora. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.